Buonasera, salutiamo ovviamente a nome del Presidente Enzo Tortello e della Dottoressa Montanari anche il nostro ospite prezioso di oggi che ci consente di dare il via a questo ciclo di quattro incontri e non potevamo avere sinceramente, lo sottolineo, gioia migliore di avere una testimonianza come questa. E spendo solo qualche... Parola perché tutti noi conosciamo la storia di Enrico Calamai, ma mi preme dire che inizia la sua lunga carriera diplomatica nel 1972 presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires e dopo due anni nel primo anniversario del golpe di Pinochet viene inviato in Cile. È un'esperienza di soli due mesi, ma si rende conto delle atrocità che accompagnano un golpe militare. A partire dal 24 marzo del 1976 Avvalendosi dell'esperienza maturata presso l'ambasciata a Santiago, aiuta ad espatriare centinaia di perseguitati politici che si presentano in consolato. Dal 1997 comincia un impegno che lo porta ad essere tra i fondatori del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nell'aprile del 2010 il suo aiuto ai perseguitati viene riconosciuto con uno spazio nel Giardino dei Giusti. Ripercorre le vicende degli anni trascorsi in Argentina con la pubblicazione di due opere, Faremo l'America e Niente asilo politico, Diplomazia, diritti umani e desaparecidos. Quindi grazie, chiedo scusa per aver rubato tempo prezioso alla testimonianza e cedo la parola all'amico Bruno Piotti che continua il dialogo con lei, ambasciatore. Grazie. Bene. Grazie Rosa. Prima di cominciare, eh, Maria Teresa, vuoi dire alcune cose per lo Zenzero, in quanto sei eh, il nostro ospite? Cosa devo dire? Lo Zenzero è una BS genovese sì. che a largo spettro si occupa di conferenze e dibattiti sull'attualità, ma anche su libri, presentazione di libri e non ultimo, organizzazione di cene. E con Ecoistituto abbiamo fatto l'anno scorso un ciclo di conferenze sul, sulla transizione ecologica come vorremmo che fosse o come si sta malauguratamente realizzando e niente, andiamo avanti su questi filoni, l'attualità, la politica, l'ambiente e quello che si può fare sulle relazioni, sulla possibilità di tenere insieme le persone. Lo sensore è uno spazio fisico a Genova, quindi nonostante la, la pandemia e le restrizioni di tutto, si cerca anche di tenere materialmente vicine le persone. Direi che basta così, non rubo altro tempo. Bene, e solo una cosa, alla fine modererò il dibattito. So che Enrico peramai vuole concludere entro le sette e quindi inviterò tutti a stare in questi tempi e a limitare le domande in modo da, da poter chiudere entro le sette. Certo, certo, domani? giusto. Allora, a me le, il compito di dire due parole e naturalmente... Prego, prego. Apri, apri il microfono. Scusate, posso interrompere un momento? Per... Ho problemi di collegamento. Posso cambiare stanza per vedere se va meglio? Certo. Mi certo sentite? Meglio. Certo, certo, certo. certo. Anch'io ho certo. dei problemi. Posso? Un minuto... Eh, eh, ho paura che di essere io. Sono l'unico che ha problemi? Eh, non io lo so. Sì. Io, non, io, io, sento, bene. io eh, mi sento bene. Allora, se mi date due minuti, cambio stanza. Va bene. Tranquillo, va bene. tranquillo. In sì, 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 fiducia c'hai problemi di audio invece, non ti sentiamo. No, in non, non l'ha aper aperta. Adesso non l'ha aperto, ma poco fa era aperto e non la sentivamo. Ah. Vedi? Ah, è già, è vero, non, non la sentiamo. No, hai il microfono che non funziona in qualche modo. Sì, eh sì, infatti, poco fa anche parlava. e... No, 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 no. Secondo me dipende dalle cuffie. Vedi che ha le cuffie? Mm. Però devi tirarle via. Eh? Prova Tira a scollegarle le cuffie. Io ho visto una cuffia nell'orecchio, dicevo, sì, potrebbe essere... Pinuccia potremmo guidarlo magari con... Eh messaggio Whatsapp per togliere le cuffie? L'ha già, già tolte. Ok. Però non si sente lo stesso. Ecco, ma mi no. sentite adesso? Sì, ti sentiamo. Mi vedete o... <ride> Sì, anche ti vediamo. Sì, Cosa va meglio sentiamo? così? Sì, sì, sì forse eh. è meglio perché così sei con un. O un è riflesso... troppo, troppo scuro. È, è, è vero, però prima avevi della luce un po' contro. Sì, gli infatti, occhi. un momento. Sì. Adesso meglio, meglio. Venga la luce è molto. Allora è molto... andiamo avanti così. Benissimo. Ottima. Allora, Enrico eh, Calamai è un ospite veramente d'eccezione, quindi io rubo veramente pochissimo tempo per dire questo. Eh, rifugiati, io non so perché non abbiamo parlato, non ci siamo messi d'accordo eh, prima eh, con Enrico Calamai, quali saranno, come dire, la. la il contenuto principale che lui vuol dare. Io pensavo che fosse giusto eh, mettere in risalto due o forse tre aspetti eh, di, questa, di questa situazione della migrazione, eh, che probabilmente poi Enrico Calamai tratterà molto meglio di me. Però volevo dire questo. Primo, eh, noi abbiamo avuto proprio quest'oggi un'associazione eh, italiana. Migrantes, che ci ha messo di fronte ad un aspetto eh, assolutamente contraddittorio, che, che è come uno schiaffo in faccia al governo e alla gestione eh, dei, eh, eh, delle navi nei porti che il governo ha avuto in, in questi giorni e ancora oggi. E perché cosa dice l'associazione? La, dice che ormai negli ultimi anni i migranti italiani verso l'Europa e verso il resto del mondo hanno raggiunto la cifra di 5,8 milioni e perciò hanno superato eh, il numero di eh, rifugiati e di migranti non rifugiati che sono venuti in Italia ma non hanno ancora una situazione eh, completamente eh, regolarizzata, che sono 5,2 milioni. Quindi noi stiamo a guardare gli sbarchi mentre che dalla nostra casa stanno scappando e tra l'altro chi scappa oggi eh, sono proprio dei giovani, dei giovani adulti, eh, delle persone con qualificazioni, con competenze che ovviamente sottraggono un, un patrimonio all'Italia e alla, al, al benessere della società e dello sviluppo della società eh, assolutamente enorme, perciò al posto di scaldarsi e arrivare al cinico di dire un eh, residuo di carico, no? ha utilizzato una parola residuo di carico rispetto ai, ai migranti che non sono stati sbarcati, che sembra quasi che il, eh, non parliamo di persone umane in canne ed ossa, ma persia, eh, parliamo di eh, mercanzia eh, sopra così. Bene, detto questo che mi pareva come dire, proprio da dire da un punto di vista etico, voglio dire che i, i migranti poi comunque non assalgono l'Europa neppure in totale, perché che, che cosa dice lì l'organizzazione internazionale IOM, no? la eh, International Organization of Migration? Cosa, cosa dice ne, nelle sue pagine proprio? Nella sua pagina iniziale, che noi abbiamo un mondo di migrazione nell'insieme nell dei paesi di 281 milioni, la parte principale, due terzi di questi 281 milioni di migranti, sono persone che si spostano con dei contratti, cioè sono dei migranti eh, worker con contratto. 169 milioni. Eh, stimati al, eh, alla fine del, 221, del 2021, scusate. Perciò, i migranti, oltre che essere incontenibili e così numerosi, non sono sempre delle persone che sono dei rifugiati, delle persone che scappano, delle persone disperate, ma sono anche i migranti volontari, esattamente come quelli italiani, semplicemente su scala mondiale diventano 281 milioni, 169 eh, milioni dei quali eh, sono questi migranti worker. E che cosa succede? Che fanno del lavoro e fanno delle rimesse e fanno degli scambi, per cui un aspetto della migrazione è un aspetto addirittura, come posso dire, prezioso, importantissimo, perché è valutato sempre dalla eh, IOM, dalla International Organization of Migration, a 702 miliardi nel 2021, cioè 702 miliardi sono già una gran bella cifra che è uno scambio che avviene tra chi è andato via dal proprio paese e verso naturalmente chi è rimasto, famiglie, eh, parenti e via dicendo. Bene, detto questo, una Terza cosa che volevo mettere in luce è che le migrazioni, quelle migrazioni che sono disperate o dai conflitti o per disastri ambientali, che sono sempre di più dal 2000 ad oggi, sono sempre più in aumento di questi, eh, come dire, rifugiati ambientali, sempre maggiori, non vengono in Europa, non vengono a bussare in Europa. La maggioranza, proprio i due terzi, eh, dei, eh, di questi spostamenti avvengono o dentro il paese, cioè, per esempio, gli indiani restano in India, si spostano di città, si spostano di paese, eh, eh, essendo un paese federale, ma eh, rimangono nell'India e quelli africani, per esempio, la Repubblica Democratica del Congo, che, che ha così tanti rifugiati, i rifugiati e il, eh, eh, quelli che sono forzati a spostarsi rimangono o in Congo e si spostano di località oppure vanno in Angola eh, che è una, un, un paese vicino al, al Congo non prendono le loro rotte le, le, le rotte terribili di tanti altri giovani che invece vengono in Mediterraneo poi a cercare le barche oppure nel corridoio eh, balcanico perciò anche questo aspetto va considerato, che noi siamo di fronte non a un'emergenza di invasione, anzi in Europa vengono nel 2021 1,92 eh, milioni di persone, ma escono dall'Europa nello stesso anno 0,96 milioni. Perciò il saldo sì, è vero che è un saldo positivo, in aumento. Ma è un saldo che toglie assolutamente questa caratteristica dell'invasione da parte dei eh, disperati verso l'Europa. L'Europa riceve ma o anche accompagna via, ovvero queste persone se ne vanno via dall'Europa lasciando spazio a degli altri e non è vero che ci stanno soffocando, ma in una certa misura addirittura. Riempiono dei vuoti di tipo lavorativo e sociale che noi non sapremmo come riempire. Perciò ecco, volevo que fare questi due o tre punti, eh, non so se possono, come dire, essere considerati un'introduzione. Enrico Calamai poi ci dirà tante altre cose importanti. Comunque, ecco quello che vi volevo dire: che non siamo accerchiati. Eh, ma siamo in un fenomeno che ovviamente non ci lascerà, non, non farà che aumentare e verso il quale il razzocinio e la volontà di trovare soluzioni eh, civili, caritatevoli, senza aver paura della parola caritatevoli, cioè della cura non improntati al cinismo, dovrebbe caratterizzare le nostre scelte, le scelte dei nostri governanti e le scelte dei nostri partiti eh, e sindacati. Grazie. Ti lascio la parola Enrico Calamai. Vabbè? Sì? Sì. Eh, scusate, ma io non ho... a questo punto sono un po' confuso perché non so se devo parlare del riprendere il tuo discorso sulla, sulle migrazioni o invece focalizzarmi sui diritti umani in generale, come credevo di aver capito dai miei contatti con Pinuccia. Io per me posso cercare di, di parlare di quello che preferite. Eh, io penso che questo sia dovuto al fatto che non ci siamo scambiati sufficientemente, però eh, io penso che tu dovresti continuare quello che avevi in mente di dire, perché diritti e rifugiati sono fondamentali in questo ambito nonostante che io sia come dire andato eh, fuori del, del, del tuo del tuo ambito e, e, e l'ho fatto per la per la scarsezza di, eh, di, di, di di scambi che abbiamo avuto prima ma eh, io penso che non devi assolutamente cambiare il tuo ordine eh, del giorno perché si inserirà benissimo. io io posso cercare di dare un primo quadro della problematica in generale dei diritti umani. Dopodiché, se volete, possiamo focalizzarci su qualche tema. Mi pare che sia questa l'idea che si era un po' sviluppata con Pinuccia. Ehm, allora, per parlare dei diritti umani, bisogna prima capire cosa sono, cosa è l'umanità, cosa è l'uomo. Io credo che eh, adesso rapidissimamente, che l'idea di individuo, eh, infatti i diritti sono della persona umana, l'idea di individuo nasce in Occidente, in Europa, con l'illuminismo e poi con il romanticismo, no? il, il culto del, della persona, eh, le passioni, le, L'individuo eh, prende un posto oh, chiaro, netto rispetto alla famiglia, rispetto allo Stato, rispetto al potere. Eh? Si, comincia ad emergere un po' eh, chiaramente questo conflitto eh, che nell'antica Grecia è stato rappresentato dalla tragedia di Antigone. No? Eh, eh, l'individuo prende corpo, l'individuo eh, ha un'etica, ha una cultura, ha una sfera civile, ecco tutto questo oh, eh, comincia a, a venir riconosciuto a livello oh, sociale e, e politico. Eh, il, il Novecento, come sappiamo, è stato il secolo dei grandi dei genocidi eh, e delle terribili guerre mondiali. Eh, cioè la tecnologia che da una parte ha portato avanti eh, lo sviluppo eh, in, modo, in modo convulso no? a partire dal, dalla rivoluzione industriale e eh, eh, e con lo sviluppo è nato appunto, si è rafforzato l'idea dell'individuo, l'idea dei suoi diritti, e però d'altra parte, a, a, senza contare ehm, come dire, eh, le conseguenze in termini ambientali dello sviluppo industriale, ehm, però a, sicuramente ha portato a queste guerre terribili. Ehm combattute con armi sempre più, sempre più mostruose. No? La seconda guerra mondiale sappiamo che ha provocato 60 milioni di morti civili e soprattutto che è finita, è finita nel modo più atroce possibile, e cioè con la bomba atomica. La bomba atomica chiude la seconda guerra mondiale ma apre un periodo di estrema insicurezza uh, per l'umanità a livello mondiale. E, ecco e, e questo momento um, di dolore mondiale, ma anche di speranza che segue la, morte, la fine della seconda guerra mondiale. Nasce l'idea di eh, dare corpo oh, a, a delle norme che tutelino, che, che limitino la possibilità degli stati eh, e tutelino eh, le persone. E, sappiamo che eh, tutto inizia con la dichiarazione. Eh, universale di San Francisco nel 48, l'11 dicembre, e da notare che coeva più o meno con la nostra costituzione, no? Nello stesso momento, e, e, e porta uno sviluppo del tempo in cui collaborano sia le Nazioni Unite eh, sia eh, la nascente. Comunità e poi eh, Unione Europea. Eh, durante tutta la Guerra Fredda, eh, sì, c'è un limite alla efficacia eh, di questi diritti umani, ma c'è un'elaborazione importantissima. Diritti umani che sono i diritti, eh, i diritti del, della persona umana, dell'individuo, eh, sono i diritti delle minoranze continuamente schiacciate dalla politica, sono i diritti dei popoli. No? Ehm, eh, ecco, questo è importante perché per prima volta nella storia si, eh, si pongono dei limiti e si accettano dei limiti alla sovranità degli stati. La sovranità degli stati che era stata... Riconosciuta e regolata nel, nella pace di Vestfalia nel 1648, per prima volta gli stati riconoscono dei limiti, riconoscono che ci sono delle, delle prerogative cui devono rinunciare, non possono eliminare i popoli. Il genocidio guardate che nasce in quegli anni: eh? nasce nel 43. Non perché non, si, non le si facesse prima, ma perché non lo si riconosceva come categoria giuridica. È nel 43 che un esiliato polacco ebreo eh, eh, pensa come. come, eh, come eh, come definire la gravità di quello che sta succedendo in Europa e come arrivare a, 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 a condannarlo, come trovare delle norme giuridiche di diritto internazionale che riconoscendone la gravità lo condannino. E quindi è molto importante questo passaggio. E, e, tornando alla. alla, alla al sistema complesso che si viene sviluppando dei diritti umani, sono oh, diritti civili e quindi eh, diritti, per esempio, al matrimonio tra persone dello stesso sesso, cosa che è sembrata in un primo momento rivoluzionaria, ma che oggi mi pare in tutto il mondo occidentale abbia un diritto di, di cittadinanza, ormai riconosciuto. I diritti culturali, il diritto alla lingua, no? è cosa che sappiamo che, che è importante. Sappiamo che nella, nelle zone russofone del, eh, dell'Ucraina eh, si, si è combattuto anche per questo, no? eh, diritti civili, culturali, eh, economici, cioè sociali. Eh, sì, economici e sociali sociali sono il diritto al lavoro, il diritto alla casa, il diritto all'acqua. Eh, tutte queste, queste, eh, queste categorie qui vengono diventano oggetto di convenzioni internazionali molto importanti. Eh, convenzioni che inseriscono che mettono dei paletti molto fermi all'attività degli stati. Pensiamo soltanto al, al, al divieto alla, alla, alla convenzione contro la tortura che l'italia ha firmato credo nel 78 se non sbaglio e che ha attuato pochi anni fa nel 2018 credo in maniera totalmente opinabile perché si dice eh, non tanto che la, è vietata la tortura ma la tortura reiterata cosa voglia dire non si sa cosa voglia dire non si sa però voglio dire eh, sono dei limiti veri concreti che gli stati faticano ad accettare ma di cui si devono responsabilizzare e forse adesso potremmo oh, allargare il discorso alla, 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 a ciò che è successo a livello storico dalla dal fine della seconda guerra mondiale. Anzi, io mi accontenterei di parlare della fine della guerra fredda. E la guerra fredda finisce col crollo del muro di Berlino e, e, e subito, subito, eh, ricordiamo, ricordiamo questa figura enorme, secondo me, profetica. Quasi folle di, di Gorbaciov, che non usa la forza per imporre eh, eh, la sopravvivenza del, dello Stato di, che presiede, no? rinuncia all'uso della forza, vede crollare questa cosa enorme che è l'Unione Sovietica e parla, viene a Roma e parla della Casa Europea, parla di disarmo, parla di trasparenza. Parla di una casa europea, una casa eurorussa, eh? e ottiene delle promesse, perché questa è la verità, che eh, il, 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 gli Stati occidentali, le, le potenze occidentali, gli Stati Uniti, ma anche, anche la Francia, l'Inghilterra, la Germania, che si sta riunificando in quell'epoca promettono un rispetto dei confini della Russia, un rispetto che vuol dire non eh, utilizzare la prossimità geografica per basi della Nato. E questo sappiamo che non è stato fatto. Ma al di là di questo, eh, c'è un fatto importante ed è che eh, dalla caduta del muro di Berlino iniziano le guerre. La guerra c'è un'unica superpotenza, un, che, quella che diventa l'iperpotenza, che sarebbero, io credo che si possa rappresentare come un'aquila imperiale tricefala, gli Stati Uniti al centro, la Nato da una parte, l'Europa dall'altra e in cauda Israele. No, questo è l'organizzazione centrale del potere unipolare seguito alla guerra fredda. Potere unipolare che riesce a imporre i propri interessi in tutto il mondo. Adesso sto semplificando perché sappiamo che, che già la Cina ha una spinta verso l'alto e anche la Russia sta recuperando. Parlo dei primi anni. Eh, 90, no? non vengono travolti questi due stati, sono, sono delle potenze che si rafforzano. e Comunque, eh, il, il, il mondo occidentale riesce a imporre i propri interessi e ricorre anche sistematicamente all'uso della forza, lo può fare perché non c'è più un nemico dello stesso livello. E che succede? Succede che i paesi, gli stati, che non sono in grado di tutelare le loro, la, la, la loro sovranità, eh, vengono, eh, diventano oggetto di sfruttamento delle risorse. Eh, oppure sorgono, eh, come dire, dittature. Eh, che rappresentano o governi fantoccio che rappresentano gli interessi delle potenze occidentali. Oppure ci sono, ci sono le guerre, no? eh, le guerre per imporre gli interessi del mondo occidentale. Oddio, tutte guerre fatte in nome della pace, ma sappiamo bene che era una pace piuttosto opinabile quella che si imponeva. Abbiamo l'invasione dell'Iraq, l'invasione, sì, la prima guerra dell'Iraq, la Somalia. È la prima, subito dopo la caduta. Io non so se voi ricordate, ma in Somalia gli italiani sono andati e ci fu lo scandalo delle foto dei carabinieri che torturavano dei somali. Con quale diritto veramente è difficile da capire. Comunque, il. I paesi occidentali vennero espulsi dalla Somalia. Eh, ricordate eh, Black eh, Hawk Down, no? venne, venne giù, il, il, venne abbattuto un elicottero americano e subito ci si ritirò. Però era il primo caso eh, fecero seguito ehm, eh, appunto l'Iraq, la, 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 la Jugoslavia. Uh, l'Afghanistan la, um, uh, la Siria la, la, arrivando a, a, ieri al 2012 la Libia è come se eh, il mondo occidentale eh, finito il neocolonialismo il colonialismo um, finito il periodo in cui gli stati emergenti dal colonialismo Potevano comunque venire controllati dal mondo occidentale con governi fantoccio, eh, eh, come se il mondo occidentale ciò non bastasse più, aveva bisogno, avevamo bisogno di destatalizzare. Abbiamo destatalizzato l'Iraq, l'Afghanistan, la Siria, la Libia. Con quale vantaggio non si capisce? no? Però è questo quello che abbiamo fatto, come se avessimo voluto ehm, concentrare, invece di avere degli stati, un, delle capitali ehm, controllate da noi, dal mondo occidentale, e da cui si poi eh, si articolava il controllo delle risorse, specialmente energetiche, nel paese e nei paesi confinanti. Ora, tutto questo io lo dico perché? perché per parlare dell'immigrazione. Cioè, noi non possiamo capire il problema dell'immigrazione se non capiamo che alla guerra, alla guerra fredda ha fatto seguito un, un, una simmetria totale ehm, a livello tecnologico, militare. Economico e sociale, ma che ha dato luogo a un benessere, no? a, un, a, un, eh, a una civiltà dello spreco in Occidente, no? di una minoranza del mondo, ma con terribili costi pagati dal resto del mondo. Ecco, io credo che possiamo dire che la, i, i flussi migratori di questi 30 anni, no, ormai dal 1990, da eh, sono l'altra faccia della guerra. L'Occidente ha sistematicamente gestito il mondo intero con la globalizzazione che in realtà era un sistema bellico articolato. La cui, ha, la cui conseguenza strutturale è che la gente fugge. Fugge perché, appunto, come è stato detto, ci sono i disastri climatici che vengono creati da noi. Pensiamo soltanto al, al, alla, alla foce del Niger, no? Leni. Ma insomma, questo è un esempio. Ehm, ci sono le dittature, le guerre civili, ci sono gli sfruttamenti, la miseria endemica. Tutto questo è una conseguenza delle crisi da noi provocate. Non meravigliamoci se il prodotto di tutto questo è, sono i flussi migratori. Noi è come se noi eh, eh, incendiassimo un edificio. E poi costruissimo intorno un reticolato per impedire che la gente scappi. Eh, questo non, non è possibile. Purtroppo sono un prodotto collaterale, un danno collaterale che viene verso di noi in cerca di sopravvivenza. Nulla di più naturale, ma noi non lo vogliamo vedere. Noi eh, sia, viviamo in un sistema neoliberista no? che si basa sulla riduzione all'osso dell'intervento dello Stato. Non bisogna, bisogna ridurre la spesa sanitaria, l'educazione, l'istruzione, eh, i trasporti pubblici, l'edilizia pubblica. E allora certo se in questa situazione ridotta all'osso fai entrare eh, flussi consistenti di persone per di più diversi per il colore della pelle, ecco che viene, viene, si, si, si crea subito una, un, un problema. E per evitare questo problema, noi cosa facciamo? E noi, credo che si possa onestamente dire che li facciamo sparire. Cioè, noi abbiamo finito per adottare quella strategia eliminazionistica messa in atto in Argentina per far sparire i sovversivi, senza, senza Uh, come dire, senza uh, turbare l'opinione pubblica. E guardate che non è l'unica prima volta, è successo con, con uh, l'Europa nazifascista, la caccia agli ebrei, il trasporto degli ebrei, gli stessi lager. Eh, eh, nessuno sapeva, ma come è possibile che nessuno sapesse? È che la gente, eh, se una cosa non viene pubblicata, non viene eh, martellata a, a livello mediatico, la gente eh, o, o non crede che sia possibile o, o fa finta di, preferisce non sapere. Lo stesso è successo in, in Argentina, lo stesso sta succedendo oggi con le morti in mare intorno a noi. Eh, in mare, ma non soltanto, io dico in mare per semplificare, perché quello che abbiamo messo in atto eh, nell'immenso eh, retroterra africano è un sistema eh, eliminazionista eh, a intensità variabile con lager. Lager li abbiamo messi in Libia, ma non basta. Li vogliamo mettere in Niger, li vogliamo mettere in Mali. Eh, Vogliamo, vogliamo fare in modo che le, il momento del res, tragico, tragico del respingimento si perda nel nulla mediatico. Non dobbiamo vedere quello che viene fatto. Ecco, eh, tutto questo ovviamente è una violazione sistematica dei diritti umani. Eh? È una violazione... Non parliamo di quello che sta succedendo in Sicilia in questi giorni. Cioè, Io non so, ma, ma come si fa a scegliere scegliere chi salvare? È, 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 una, è un operato eh, speculare all'arrivo a Auschwitz. È una cosa tremenda. Ma com'è possibile che si arrivi a tanto? Vabbè. Voglio dire, è, è un fatto nuovo, perché così come era nuovo il genocidio del Novecento, no? È nuovo, no, non c'è una categoria, la categoria del genocidio non si può applicare all'eliminazione sistematica di migranti, perché il genocidio è il, la violazione peggiore, il male assoluto. E, e si tenta di evitarne l'inflazione, no? lo si restringe al massimo. Però qui abbiamo un male nuovo. E, e, e poi perché non si può applicare la categoria di genocidio? Perché non è lo stesso popolo. I migranti vengono da, da, che ne sono? dalla Nigeria, dal Senegal, dalla, dalla Siria, da. da Dappertutto, no? Quindi manca, viene a mancare, non hanno la stessa lingua, non hanno la stessa religione, viene a mancare eh, questo fattore coeso oh, dell'eliminazione di un'unità, di un popolo. Eh, però, secondo me, bisogna arrivare a una categoria che lo rappresenti. E io credo che si può parlare di migranticidio, cioè dell'eliminazione programmata o della programmazione dell'eliminazione sistematica di chi appartiene alla categoria dei migranti. E secondo me, bisogna lavorare eh, in questa direzione. Bisogna rendersi conto dell'importanza di aprire nuove porte a livello oh, giuridico. Il diritto internazionale come è arrivato fino adesso, a parte che lo si vuole smantellare, ma anche conservandolo non basta più. Il flusso migratorio attuale è una novità. C'è sempre stato, intendiamoci, perché sappiamo che le popolazioni dell'America del Sud sono venute attraverso l'Alaska, eh, dalla Mongolia, quindi non, non è, o dall'Africa, o sappiamo che siamo tutti in origini migranti, ma nell'attualità questo non c'era. E quindi bisogna prevedere nuove norme eh, per regolarlo. Perché è un. È una cosa che istintivamente io credo non, non, non lo si possa passare in silenzio. Cioè, come si fa a basare il nostro benessere? Io capisco lo sfruttamento, ma l'eliminazione fisica mi sembra e per di più nascosta. Mi sembra un fatto del tutto inaccettabile. Ecco, io non lo so, che, non so se ho parlato poco, o troppo se vi ho annoiato, ma è un po' improvvisato su questi temi che sono importanti. Sì. Direi per nulla non ci hai annoiato, almeno, proprio penso di no. E, e faccio un invito, ovviamente, a domande e a entrare in comunicazione con questa eh, grossa cosa che tu hai detto, cioè i migranti, come una riedizione, ovviamente con delle grandi differenze, di, della eliminazione eh, fisica eh, dei diversi, eh, di coloro che non possono essere omologati di coloro che non fanno parte della popolazione eletta, della popolazione che per forza di cose invece dobbiamo preservare e contenere. Niente, io direi che eh, in questa eh, ricerca di termini eh, bisogna anche rispolverare questo elemento eh, razzista, perché non a caso, eh, come dire, pur nel caleidoscopio che rappresentano i migranti, perché vanno da, eh, dal centro asia, perlomeno quelli che arrivano qua su queste coste, vanno dal centro asia, dal medio oriente e dall'africa e quindi ovviamente sono assolutamente differenti nella loro cultura, nelle loro origini, nella loro pelle, nei loro comportamenti più, più superficiali, però tutti loro fanno parte di quel mondo oppresso che è, ci ha dato la ricchezza a noi occidentali eh, per un, un tantino tanto no cioè circa dai 400 ai 500 anni non abbiamo fatto altro che rapinare eh, le ricchezze di queste popolazioni e quindi adesso eh, se loro pensano i migranti eh, di venire perlomeno a sedersi ad un tavolo senza la pretesa di farlo saltare, questo tavolo, ma perlomeno di iniziare a sedere al nostro tavolo, beh, insomma, se li cacciamo con dei eh, mezzi violenti e brutali, e eh beh, il razzismo lo pratichiamo, allora eh? lo pratichiamo proprio. Bene, comunque, ho già parlato sin troppo, per favore. E c'è Fasce che ha la chiesto mano. la parola. Benissimo. Fasce ha chiesto la parola. parlare mi sentite sì, mi sentite sì. c'è poco da annoiarsi dopo aver sentito questa splendida relazione scursus io aggiungerei per questo l'individuazione delle della persona mi permetto di aggiungere che ci ha pensato in questo senso, in senso positivissimo, eh, la cristianità, perché i primi che non volevano avere, diciamo, l'imperatore romano sono stati i cristiani. Questo mi pare. Poi, naturalmente, hanno cambiato, come la Meloni, hanno cambiato totalmente. Eh. Siamo arrivati alle guerre di religione in nome di Dio, ma così tanto per fare un po' di cultura insieme. Ecco, io come psicoterapeuta, psicoanalitico, direi da una parte il legno storto delle, de, degli esseri umani che hanno ben definito i liberali. Siamo un, re, un, legno, un legno storto e io direi che aggiungendo un po' più diciamo di senso psicoanalitico eh, la distruttività umana ci sono degli psicoanalisti che ne hanno parlato qui presentiamo il manicheismo purtroppo Siamo contrapposti, ci sono degli esseri umani che sono malvagi e sono peggio anche dei, degli animali che sappiamo etologicamente sbranano quando hanno famissima, dopodiché se la dormono sotto, sotto l'albero della savana. Noi invece siamo speciali, specifici. La nostra malignità è diabolica quindi dobbiamo partire dal presupposto che la conflittualità è feroce noi dobbiamo decidere da che parte stare quando sentivo dire istintivamente no non è istintivamente è peggio eh, da, questa, da questa diciamo Parte che possiamo metterci trampiani, possiamo metterci sono, sono peggio dei, dei mongoli, cioè dei, dei Gengis Khan. La ferocia si è reattiva. Quindi dobbiamo me metterci di buzzo buono, accettare che il nemico è tra di noi. In mezzo a noi ci sono dei giovani che adesso si definiscono fascisti, lo vediamo, Savona ne spunta uno, voglio dire, quindi questa è la tara. Però ci sono delle condizioni che agevolano questa parte della natura umana e che è il sistema, qui l'ho sentito nominare, mi piace che abbia definito il neoliberismo, perché... Io ho scritto un libro, Politiche Costituzionali per le Riforme, dove ho specificato che il neoliberismo non è liberismo ottocentesco. Il liberismo ottocentesco era sotto la cappella, il cilindro del potere politico degli Stati. Le... Quelli che andavano... Eh... Gli inglesi e le olandesi, come, come si chiamavano, che se ne andavano a, a rapinare, come dice giustamente il nostro moderatore, avevano una bolla, una, avevano una bolla, aveva una bolla eh, eh, regale. E l'America, gli Stati Uniti d'America, la, la rivoluzione che ha fatto nascere il neoliberismo, cioè il potere finanziario, economico che comanda lo Stato. Questa è l'origine ed è attualmente egemone. Per cui questa roba qua, questo sistema, agevola la cattiveria umana perché se il principio non è ama il prossimo tuo come te stesso. Ma è competizione, 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 competizione a tutti i livelli. Arriviamo a dire che nella scuola ci deve essere la, eh, come si chiama, scuola e, eh, vabbè, insomma, mi viene in mente la parola, mi sono spiegato, ditemelo, aiutatemi voi. Ha detto il, il privilegio, no? Ha detto un'altra parola. Vabbè, merito, la Il merito, il merito, il merito. merito, il merito. Chi, chi ammazza il proprio vicino ha il merito di avere vinto, avere vinto la sua casa. E quindi con questo credo, con questo diciamo, pensiero, con questa presunzione di nascere già con essere imprenditori di se stessi e di azzanare il prossimo tuo, non come te stesso, credo che dobbiamo farci i conti. Io, io ho contribuito a dire la mia, spero di essere stato di, grande, di qualche utilità. Bene, grazie. Chi altro vuol parlare? Posso, la mano. posso sì, Certo, eh, Enrico, di pure. Posso, scusa. Fiducia. No. Posso parlare un, un minuto, eh? Eh, sì. questa questo, questo parlare del conflitto feroce che esiste, no? che, è, che non è soltanto fra uomo e uomo, fra popolazione e popolazione, ma fra umanità e, e natura e, 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 e ambiente, no? e questo, questo far fuori tutto ciò che ci circonda, che non... Eh, su cui ricade il nostro benessere che strappiamo, che risucchiamo, che, che, che saccheggiamo. Ecco, tu, questo, questo, io lo, non so se chiamarlo istinto, non so la parola, ma questa, real, questa molla che abbiamo dentro è però, dobbiamo limitarla. Perché è, peggio stiamo... è peggio che l'istinto, è peggio che l'istinto, non è l'istinto, è una qualcosa di più, è una malevolenza... Atavica, che fa parte della nostra DNA. Ma, ma, ma dobbiamo bloccarla, perché se eh, non dobbiamo per regolarla, perché stiamo distruggendo noi stessi, stiamo distruggendo il pianeta. Siamo arrivati a questo. Eh già. Bene. quindi bisogna elaborare, formulare una politica, un diritto... E una proposta. Una sì. proposta che... che, che che arrivi a, a trovare un, 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 un percorso di sopravvivenza e secondo me l'unica è un'apertura agli altri, c'è poco da fare, un, un, un perdere noi in nostra uh, situazione di privilegio, noi umanità anche, non solo noi occidentali, riconoscere che siamo parte di un sistema. In cui non ci possiamo inserire con violenza, dobbiamo trovare un'intelligenza, una sintonia, un'empatia con il resto del mondo, che è la, questo sistema mondiale che non, sono, siamo, non siamo solo noi, certo, e che stiamo distruggendo, certo. Se mi perdonate eh, ancora un po', no, 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 no eh, non te lo permetto no. perché c'è la Pinuccia e due donne che stanno aspettando diligentemente. Esatto, esatto. Di, che un po che ha adesso diamo la parola a Pinuccia e poi a Marina, poi evidentemente se possiamo torniamo a dare la parola a chi la ha già. Perfetto, grazie. Ma io volevo, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, perfetto. Eh, no, eh, io volevo innanzitutto ringraziare appunto eh, Enrico Calamai per il suo interessante contributo e anche soprattutto perché come anche quando lo sentì quest'estate eh, mi ha colpito eh, proprio questa chiave di lettura. Mm, noi oggi, anche oggi la televisione, le immagini, restituiscono soprattutto al normale cittadino no? l'idea che gli immigrati siano degli intrusi che arrivano e che appunto eh, occupano le nostre periferie, occupano, il, insomma, eh, quest questa visione molto superficiale ovviamente, e, e, e a mio avviso invece mentre qualche anno fa noi avevamo ben consapevolezza dei rapporti tra nord e sud del mondo e, e questo, questo, questa prospettiva si è un po' affievolita nell'ultimo nell periodo insomma e invece riportarci a, a riportare all'attenzione le grandi responsabilità che il, che il nord del mondo ha nei confronti di questo sud che eh, eh, che, 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 che soffre, che, che, le cui vite sono vite spezzate, spezzate per l'abbandono delle terre, spezzate per il dolore, spezzate per quelle che noi ambientalisti chiamiamo l'ecocidio. Perché ecco, mi piace molto questa idea di introdurre questo elemento del migranticidio. E, e io poi appunto la domanda che volevo fare era proprio questa, gli ecocidi che sono stati perpetrati soprattutto in Africa credo che oggi abbiano delle conseguenze sociali devastanti come la distruzione degli ambienti di vita eh, e l'avere... La, la, la Veramente divorato le risorse di questi paesi e avere gestito in modo allucinante le risorse, a, oggi porti a queste conseguenze. Però questo collegamento va fatto, eh, va fatto e va sempre di più evidenziato questo collegamento, perché mh, veramente anche nelle analisi che si sentono non c'è questa dimensione della. De, de, del peso anche storico tra l'altro cioè, perché poi è anche una dimensione storica questa non è solo una dimensione sociale ecco quindi questo è un punto che mi interessa moltissimo poi mi interessa anche l'altro punto che hai detto quello della rivedere il diritto internazionale e rivedere appunto un, una nuova visione aprire una nuova prospettiva rispetto al tema dei diritti umani e quindi in un'ottica che tu appunto avevi hai, hai evidenziato allargando appunto la, la, la prospettiva Dicendo che questo non è più, eh, cioè come, lo, come, come sono stati concepiti i diritti umani così violati nel Novecento, oggi devono essere comunque rivisti e deve essere rivisto il diritto internazionale eh, in modo che almeno ci sia, come sempre, eh, una, e io credo molto continuo a credere molto nel, nel ruolo del diritto, cioè un diritto che sia diritto veramente non solo appunto dei più forti, ma anche dei più deboli. Quindi ricostruire delle dinamiche di diritto che diano qualche garanzia in più rispetto a quelle che ahimè oggi, eh, vedendo appunto anche quello che succede eh, appunto in, in Sicilia, no, non vengono minimamente garantite. E poi l'altra dimensione invece è quella umana che tu appunto hai vissuto anche nella tua esperienza, che magari qualche piccolo... Così un piccolo accenno a questa tua, tua esperienza anche personale interessante, mi piacerebbe ascoltarlo, perché, perché dietro ogni storia c'è una persona, insomma, cioè quando parliamo di diritti umani parliamo di ognuno di noi, insomma, della storia di, di vita di una persona, di persone, ogni persona, di tante donne, di... ecco, chiuso. Bene, grazie Marina. Eh, ma eh, non so, io intanto mi scuso di essere arrivata così tardi, ma appunto avevo problemi col link. Eh, perché, boh, ci tenevo tantissimo a, a partecipare a questo incontro. Perché voglio dire, Enrico Calamai, che è un mio eroe, <ride> veramente. Adesso, appunto, essendo entrata in ritardo, mi sembra di aver capito che forse non ha raccontato così tanto dell'esperienza argentina. Io mh, ho vissuto alcuni anni in Argentina dopo la dittatura, per mia fortuna, e, però poi quando era uscito il libro di Enrico Calamai l'ho subito letto, poi sono persino andata poi a, a Buenos Aires a vedere i luoghi, <ride> l'ambasciata, eccetera, perché è veramente una storia bellissima, insomma, di, di grande insegnamento. Quindi non lo so, però adesso magari metto lì già la mia domanda. E, ecco, perché la mia inquietudine è questa, e anche in questo senso mi interessava partecipare, facendo un, così un confronto, no? ma senza, proprio per, per capire bene e per capire come agire, soprattutto con quello che è successo in America Latina, diciamo negli anni 70, delle, delle grosse dittature no? degli anni 70-80. Arrivavano qui eh, per, le persone perseguitate per motivi politici e la cosa che, che, che io mi porto come importante, queste persone perché erano perseguitate? Perché in America Latina stava sorgendo veramente l'elaborazione di un modello alternativo, per il mondo, non solo per l'America Latina. Bene, era inserito nella contestazione generale che avveniva anche in Europa, però l'America Latina veramente ha preso delle posizioni fortissime ed è anche stata perseguitata in modo sanguinario. Mm, e, mm, per quello che so io, anche i miei conoscenti, tantissimi finite le dittature sono tornati là, perché l'idea è cambiare il mio paese quindi in tutti i modi possibili se poi devo scappare per sopravvivere scappo ma appena posso torno là ecco. Oggi che cosa vediamo? E però è una domanda è la mia inquietudine soprattutto dall'Africa no? tutti questi ragazzi io mi chiedo sempre ma co come cioè, in questo momento loro sono funzionali a questo nostro sistema schifoso, cioè arrivano qui per poi mendicare un pezzo di pane per lavorare come schiavi ne, nelle campagne. Quindi, come dire, lasciare che questo avvenga è, è, a me mette proprio dei punti di interrogativo, interrogativi enormi. Però quello che io non riesco a trovare è come si fa allora a creare degli spazi e delle condizioni per cui questo, la gente di questi popoli, anche venendo qui magari, ma si procura i mezzi per essere protagonista del cambiamento nel, nel suo paese. Non è aiutiamoli a casa loro, ci mancherà, però... Però il problema esiste perché in fondo a noi ricchi viene bene che, che ci siano queste masse di poveracci. Eh, cioè, no, no, ma il sistema che io voglio cambiare. no? E quindi io ve, ve la metto lì perché veramente non so, ecco, ci sto male, ma ehm, eh, che si fa? Che facciamo? Scusate, grazie. E ancora grazie Enrico Calamai. Bene, eh, sentite, c'è qualcuno che vuole mettere ancora una domanda o altrimenti do la parola a Enrico per rispondere a queste ultime due domande eh, di tipo differente che Pinuccia e Marina hanno fatto. Cosa dite? C'è qualcuno che vuole mettere una domanda? Io vorrei fare una battuta. A proposito della domandina da, dalla della questioncella proposte. Io penso di avere detto la parte destruens, ma la parte costruttiva e per andare a colpire nel punto giusto è il sistema economico. Il sistema economico, ho detto quello che agevola la parte brutta, cattiva degli esseri umani, che ce l'abbiamo tutti. Quindi noi poveri italiani abbiamo una cosa importante da segnalare, naturalmente se fosse ancora, eh, diciamo, in atto, la Costituzione italiana, la Costituzione italiana consente... Di rispettare i principi fondamentali che sono dodici, adesso ci abbiamo aggiunto ecologia all'articolo 9, e l'ecologia all'articolo 41, che è il modello di economia mista che però prevale il pensiero, la, eh, la prevalenza del sociale su, sull'egoismo individuale e anche l'ecologia. Quindi, noi dobbiamo essere. Partigiani della Costituzione dobbiamo riuscire, perché questa è una cosa che si può far capire. Si può far capire, se gli parli di comunismo, di bel sistema, ti dicono che eh, ha, ha fatto la fine che ha fatto. Voglio dire, dopodiché, se gli parli di utopie, eh, poi eh, dove sarebbe? Il potere bisogna avercelo per potere mettere in campo i diritti, cambiare anche, anche una prospettiva, eh, inserire il diritto de, de, che non bisogna ammazzare né eh, ecco, uccidere né le, le, io dico stragi, multi, io mi ero scritto stragi multietniche. Multi Voglio dire... Bene. Quindi, Luigi? qualche possibilità ce l'abbiamo, dobbiamo però... Convincerci che dobbiamo metterci di buzzo buono per centrare questo obiettivo, vedere se in Parlamento ci sono all'opposizione quelli che la pensano in questa maniera, rafforzarci e trovare il modo di fare almeno inizio resistenza con questa prospettiva. Questa è la mia parte costruenza. Bene, la parola a Enrico. Eh, Enrico apri il microfono, ecco, ecco benissimo, e, e soltanto io sono un po' imbarazzato perché eh, non sa... allora, mi, mi è stato chiesto da Pinuccia e da Marina eh, qualcosa sul mio passato giovanile un po' garibaldino, così un po' eh, e sono ben contento di raccontare. Però poi il discorso si è ampliato molto, perché si è parlato di, 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 eh, di problemi politici dell'attualità. Cosa, cosa, non potete un pochino chiedermi con precisione qualcosa? Cioè, come, come concretizzare una risposta? Eh, io, allora, non so se è una risposta, ma mi viene da dire... Evitando la parte mia personale, che se volete poi ne parliamo, eh? mi fa un po' fatica francamente, però non ho problemi, ne parliamo. Eh, io credo che c'è, vedete, eh, tornando alle stragi in America Latina, in Argentina, eh, collegandole alla, 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 alla Shoah. Alla, alla caccia all'ebreo nell'Europa nazifascista, ricollegandole all'oggi a, a queste uccisioni sistematiche, di massa, uccisioni di massa di migranti. Eh, credo che c'è un problema comune che è la consapevolezza dell'opinione pubblica. Io credo che il cittadino europeo medio, l'argentino medio, l'europeo oggi medio, non è perfettamente informato di quello che sta succedendo. Credo che quello che l'Argentina con la, la strategia della desaparición ha. Ehm, ha aperto una strada nuova e l'idea che in qualunque sistema mediatico c'è un cono d'ombra, c'è un cono d'ombra in cui il potere, gli stati possono fare quello che vogliono, contando anche sulla connivenza di un'opinione pubblica eh, ondivaga. Eh, che, che magari sì, si emoziona oggi per quello che succede a Catania, ma quello che succede oggi a Catania succede da vent'anni. Eh? Si, 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 eh, si mette a piangere per un bambino morto sulla spiaggia, tutto carino. È vero, è tremendo, ma la settimana dopo sono una, è naufragato un barcone con quattro bambini e nessuno si è commosso. Allora... Secondo me, uno dei problemi, e da questa parte le madri argentini cosa hanno sempre detto? Memoria, verità, verità e giustizia. La verità, ecco, fare in modo che la gente sappia. Io credo che la gente o non sa o può dire di non sapere, può pensare di non sapere, perché poi c'è come, io non lo so se uno psicanalista mi considererà. Un potenziale eh, paziente però io credo che l'uomo può sapere e non sapere allo stesso tempo è eh? una specie di bi logica come diceva matteo blanco in cui gli opposti aristotelici coincidono io credo che ma, ma è problema politico prioritario fare in modo che la gente sappia cioè che, che che possa elaborare in maniera consapevole un codice di comportamento esistenziale. Cosa che oggi non... siamo come... vaghiamo in un limbo in cui le cose sono nebbiose, non, non, non le percepiamo con chiarezza. E questo secondo me è importantissimo, è importante parlarne, è importante andare nelle scuole, come io poi questa problematica di cui vi sto parlando perché mi avete chiesto e ve ne sono molto grato, molto, molto quasi commosso, ma non lo voglio dire, è come l'ecologia. Anche del livello ecologico noi non siamo consapevoli. No, ma... Però se ne sta parlando e qualcosa, qualcosa si apre. Ma questi, queste problematiche di, di, di violazioni sistematiche dei diritti umani è come, appunto c'è un tifone nelle Filippine, ma io cosa ci posso fare? Affonda un barcone, capito come se come se noi non fossimo responsabili di quello che accade, e invece lo siamo, perché siamo inseriti in un sistema politico comunque democratico, in cui il potere, il governo, in qualche modo riflette no? le, 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 le istanze prevalenti a livello di opinione pubblica. Quindi c'è una nostra responsabilità che però non viene chiamata in causa. Credo che questo sia un problema importantissimo. Oh, però con ciò forse ho confuso le idee e non ho risposto. No, 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 io penso <ride> che tu abbia dato... Mi Se volete è... vi racconto qualcosa di quegli anni lì, de, de dell'Argentina. E allora, guardate, adesso non so se non vi rubo troppo tempo, perché siamo... Comunque, per capire l'Argentina, bisogna ricordare quegli anni lì. Gli anni, gli anni, il 68, no? Chi ha i capelli bianchi forse se lo ricorda. Il 68 in cui è sembrato che ehm, questo potere gretto, no? Democristiano in Italia, ma eh, così... Eh, come posso dire, cattolico oscurantista, um, sembrava che si stesse aprendo un mondo nuovo. No? Um, io ricordo, ricordo questo fatto incredibile del 68 del maggio del 68 in cui De Gaulle dovette abbandonare Parigi. No? Ecco, sembrava che L'albero del potere potesse essere scosso e sradicato completamente, ma c'era stata anche prima la rivoluzione a Cuba, c'era stato il, il, il Concilio Vaticano II, c'era la teologia della liberazione, c'era la guerra in, 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 in Vietnam, per cui che tutti seguivamo. Ecco, allora. Per capire l'Argentina bisogna focalizzarsi su quello che è successo l'11 settembre 73 a Santiago, cioè il golpe di Pinochet. Il golpe di Pinochet è l'ultimo golpe, secondo me, in senso classico. È l'ultimo golpe in cui l'uso della forza è chiaro, è pubblico, anzi è moltiplicato attraverso la televisione l'uso dei media è finalizzato a far capire che chiunque si opponga verrà travolto è finalizzato a bloccare qualunque forma di resistenza è finalizzato al, al terrore e ci riesce Pinochet prende il potere però c'è un effetto boomerang e cioè che la violenza a cui fa ricorso, eh, il bombardamento della moneda, la tragica morte del presidente eletto dal popolo, ehm, i carri armati nelle strade, lo stadio pieno di detenuti, torturati e fucilati, le ambasciate piene di rifugiati, tutto questo si vede in tutto il mondo. E che succede? Succede che l'opinione pubblica occidentale non lo accetta che di fronte alla percezione visiva di ciò che sta accadendo, l'opinione pubblica occidentale dice no, questo non è accettabile. E in effetti Pinochet ehm, arriva al potere, ma come un vescovo lebroso, condannato all'ostracismo a livello internazionale. Tre anni dopo, quando in Argentina si prepara il, il golpe, i militari argentini non fanno lo stesso errore. I militari argentini fondano la loro strategia sulla desaparizione. Però vi posso raccontare quello che io ho visto. Io ho visto una giornata come tutti gli altri. M mentre a Santiago succedeva quello che succedeva. Buenos Aires era una giornata come tutte le altre. C'erano il traffico di sempre, eh, i ristoranti aperti, i negozi che funzionavano, le file al cinema. Sembrava che i militari argentini avessero fatto il miracolo di scendere in campo per salvare il paese dal caos. In realtà era per eh, imporre il neoliberismo come era stato fatto in Cile però questo non, non lo si sapeva e, e che non, non, senza spargimento di sangue. Questo non era vero, non era vero. Si è saputo molto dopo. Si è saputo che la notte stessa, eh, nell'immensa periferia di Buenos Aires, arrivavano nelle case isolate eh, camion e macchine senza targa, facevano irruzione persone in borghese, e afferravano un ragazzo, lo portavano via, dicevano ai genitori non vi preoccupate, lo portiamo in, al commissariato, domani vi diranno andate lì, vi diranno dove sta. Il giorno dopo i parenti andavano al commissariato, c'era sempre la stessa scena: un librone con i nomi degli arrestati. Il poliziotto guardava, 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 e poi diceva: No, questo non c'è. Probabilmente sarà stato sequestrato dalla guerriglia o sarà scappato con la fidanzata. Ma se non ha fatto niente, voi state buoni, tranquilli: se non ha fatto niente, tornerà. E, e, e I genitori, e genitori pensavano, ma cosa facciamo? Meglio non far nulla o fare scandalo? Ma, alla fine arrivavano all'idea di chiedere il, la presentazione del ricorso di habeas corpus, e cioè eh, un diritto che risale alla magna carta, e che in argentina era riconosciuto per cui il giudice deve entro 36 ore rispondere specificando dove si trova il detenuto e perché è stato arrestato soltanto che non si trovavano avvocati che lo facessero perché quelli che lo facevano erano stati minacciati in alcuni casi in molti casi uccisi in modi che non vi sto a raccontare ma che facevano parte del, della strategia del terrore e per questo alla fine arrivavano in consolato arrivavano in consolato per chiedere un intervento legale eh? e questo glielo facevamo ma non arrivava nessuna risposta alla fine ci siamo resi conto che c'era una um, come dire una politica comune nella magistratura argentina anche nelle altre sedi consolari cordova mendoza bahia blanca cioè c'era una politica un'adesione una, un politica della magistratura um, alla, alla politica dei militari eh, per non, eh, non dire niente e allora ci voleva, ci sarebbe voluto un passo diplomatico perché a quel punto il problema era di rapporti fra stati, non di un consolato in una circoscrizione limitata. E questo non c'è mai stato. Però non erano solo i parenti che arrivavano, cominciavano ad arrivare anche i ragazzi. E i ragazzi, e i ragazzi venivano ragazzi che ci dicevano, che mi dicevano. Ma poi si capiva, voglio dire, mi dicevano che, che non sapevano più dove andare, che la città era piena, e io lo vedevo, di macchine senza targa, eh, di gente, eh, di poliziotti che davano la caccia a, a, a questi in fuga, che, se, che non sapevano dove nascondersi. Se li cacciavamo, li avrebbero presi e eh, torturati. E uccisi perché si sapeva che si torturava e uccideva non si sapeva che fine facevano i ragazzi portati via e perché perché fa fino a quel momento eh, l'uomo ha sempre ammazzato io credo purtroppo diciamocelo ha sempre ammazzato ma in qualche modo ha sempre restituito il cadavere del nemico ucciso affinché i familiari possano ehm, effettuare le onoranze funebri ed elaborare il lutto se non c'è il cadavere non c'è il morto se una famiglia non vede il cadavere del ragazzo portato via, non riesce a credere che sia morto, e allora non, non fa scandalo, se ne sta lì a aspettare, no? e sperando, fa una denuncia al giudice, ma non c'è neanche una reazione dell'opinione pubblica. È un fatto terribilmente divisivo non dare il cadavere perché ciascuno si chiude nella sua eh, piccolo ambito familiare e si dice ma l'altro se è andato via, se è scappato, se l'hanno portato via, qualcosa avrà fatto, ci sarà un motivo, io, io me ne sto qui buono buono con i miei e non facciamo nulla. no? E, è stato come un atomizzarsi della società, in cui le uniche forze che si sono prodotte è stato quello delle madri, sono state le madri. Cioè questo, questa sofferenza viscerale e innegabile delle madri ha trasformato delle, delle, delle massaglie, delle casalinghe, fino a quel momento, in una forza politica che è stata l'unica capace di opporsi al, ai militari. E guardate che loro stessi non sapevano cosa era successo. Nessuno riusciva a immaginare che fine avessero fatto questi ragazzi. Si, si favoleggiava di centri di rieducazione in Patagonia, ma che sarebbero tornati. Fino a quel momento la, la polizia e i militari ammazzavano, torturavano. Ma i cadaveri si trovava in una discarica, eh, in una stanza, in una strada in campagna, eh, buttati lì in mezzo, da qualche parte appariva. Da quel mo... Dal 24 marzo, giorno del golpe, non c'era più alcun cadavere, e la gente non riusciva a pensare a quello che era successo, che era una cosa molto semplice. Il... Il giovane sequestrato veniva subito portato in un centro di detenzione clandestino dove veniva sottoposto a tortura in maniera spietata e alla tortura c'è chi dice che ha resistito, io credo che non si resista o puoi resistere per un'ora, un'ora e mezzo, due, dai tempo ai tuoi compagni di fuggire però poi parli, non c'è un limite al dolore, al, allo smantellamento della struttura mentale, all'umiliazione ehm, psicologica a cui vieni sottoposto, e non si, io credo che non si resista, però è che tutti quindi davano, come, come un tubetto di dentifricio, si svuotavano dell'informazione che avevano. Ma a quel momento si poneva un problema logistico di cosa fare, perché non potevano venire rimessi in circolazione, avrebbero detto quello che avevano subito. E allora sta lì la, la, la demoniaca grandezza del, dei militari argentini. Li hanno fatti sparire, li hanno buttati nell'oceano. E. Ma perché dico tutto questo? Lo dico per ritornare al discorso sull'informazione. Perché eh, gli stati sapevano, i governi sapevano, i governi occidentali non potevano, se non perché avevano le ambasciate a Buenos Aires, scusate. Cioè, che ci sta a fare un'ambasciata? Un'ambasciata sta per informare. Ma poi non soltanto, le ambasciate hanno un ufficio militare che lavora, che collabora con i militari locali. Possibile che non sapessero? No, sapevano. Sapeva tutti gli stati, sapevano anche il Vaticano, sapeva. Eh? E però c'erano gli interessi economici e si sapeva che la mattanza in corso non sarebbe emersa, che il metodo studiato permetteva di far finta di niente che finché rimaneva sotto il tavolo quello che stava accadendo sul tavolo si poteva essere amici e fare ottimi affari con gli argentini eh? questo allora questo io insisto non so se è una risposta o una cosa che vi dico ma lo trovo fondamentale quando riesco un pochino a riflettere capire che non è non ci viene detto tutto. Noi sappiamo il gossip della famiglia reale inglese, sappiamo che ne so, sappiamo tutto apparentemente, ma poi non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla e, e, e crediamo di sapere. E, e quindi non... Restiamo senza senza neanche voler incidere in questa realtà che ci sfugge, anche perché diciamocelo, il, il neoliberismo ci costringe, mette la politica in secondo piano, mette l'etica in secondo piano. Noi dobbiamo, ciascuno di noi è un atomo che deve andare avanti, deve, deve spingere, sgomitare, c'è la concorrenza, c'è il lavoro. C'è la casa, c'è il mutuo, c'è arrivare a fine mese e non c'è tempo, non c'è modo, non, non abbiamo spazi per altre cose. A me, tanta gente, tanti giovani mi dicono: a me la politica non interessa. Parlando della Costituzione, mi viene in mente, io non so se magari la sapete, ma questa storiella che raccontava Calamandrei sulla Costituzione. Dice di due, due migranti italiani che vanno in America, si imbarcano in un piroscafo e a un certo punto uno dei due sta in coperta e vede che la nave sta affondando. Allora corre giù a dire all'altro, all'amico, guarda che sta affondando la nave. Andiamo. E questo, quello rimane lì. Dice, ma scusa, stiamo, sta affondando la nave. Dice l'altro, a me che mi importa, mica è mia. No, e la Costituzione è lo stesso, cioè si è creato come, un come se non ci riguardasse, come se non fossimo in gioco in qualche modo, tutti. No, e... allora, io credo che sia importantissimo capire che i mezzi a disposizione per crearci delle. Una consapevolezza sul reale sono molto limitati. E cercare di leggere fra le righe, cercare di capire, questo è molto faticoso. Però io credo che ai giovani andrebbe, andrebbe insegnato una nuova sensibilità in materia ambientale, una nuova sensibilità in materia di diritti umani. E guardate che. Il neoliberismo passa i diritti civili, ci viene a, a, a... li ammette, ammette il matrimonio gay, ma non ammette gli immigrati. Cioè, anche lì non confondiamo le cose. I diritti umani sono molto più complessi che i diritti civili, sono, è un complesso di norme, è un sistema di norme estremamente complesso e lì bisogna avere una nuova sensibilità poi torniamo all'argentina che altro, cosa facevo io allora io ricevevo in ufficio dei giovani e sapevo che morivano sapevo che chi avevo davanti ma davanti veramente al di là del, del, del tavolo non come ci vediamo noi proprio qui a un passo da me se io, io potevo guardare dall'altra parte e quello moriva, ma non... Io ero, ero, ero un giovane, avevo 30 anni, non me ne fregava niente neanche a me di politica, ma, come dire, era un'espressione della società italiana, del comune sentire italiano e non mi è sembrato accettabile. Non ero nulla di eccezionale. Ero semplicemente uno cresciuto con dei valori, dei principi di democrazia, di rispetto della vita umana. E quindi mi è diventato, direi, inevitabile dare una mano, ma veramente inevitabile. Come una pulsione, come, come un istinto. Io non lo so se possiamo parlare di istinto però era una forza fortissima, una forza che non si poteva fermare. Eh? E ci avevo i metodi, i mezzi, perché i mezzi, lo Stato italiano, e anche lì ero a bocca aperta, ma come lo Stato italiano? Io pensavo fosse un'istituzione un al di sopra delle parti, giusta, equa, rispettosa, ma no, non era vero niente. Però mi aveva dato i mezzi per aiutare. Io, io potevo dare un passaporto, io potevo dare un biglietto per rientrare in Italia. E allora il problema, quello lo facevamo subito, ma il problema era come farli uscire dal paese, perché era, lì era complicato, perché l'aeroporto per i voli per l'Italia c'era un controllo um, di tipo nazista, no, non si usciva. E invece c'era un, un aeroporto piccolo per i paesi circostanti, limitrofi. E lì il controllo era faceva parte della politica eh, che non succedeva nulla. Lì il controllo era minimo, si poteva tranquillamente andare e i nostri si imbarcavano con il documento argentino. E sbarcavano a Montevideo come cittadini italiani. Andavano all'ambasciata, l'ambasciata all li avevamo informati, avevano un biglietto per il rimpatrio e se ne andavano tranquillamente. Ma perché potevano uscire? Perché gli argentini? Due ragioni: non volevano creare scandalo, non vo volevano dare questa apparenza di vita normale. E perché sapevano che c'era il piano Condor che permetteva alle forze armate argentine di aspettare i loro sovversivi negli altri paesi. Però questo non valeva per i cittadini italiani. Ecco, allora che cos'era la situazione? La situazione era che una realtà che cambiava perché nei paesi circostanti si venivano rafforzando gli elementi delle forze di sicurezza argentina, però come trovavi sempre una via d'uscita. Cosa guardate bene che oggi non so se sarebbe possibile. Oggi credo che con i controlli eh, del passaporto, del, eh, delle tessere, di tutto, non si scappa. All'epoca si scappava. Era difficile, era complicato, ma una via d'uscita la trovavi. Oggi io credo che la tecnologia che ci aiuta tanto ha anche questo aspetto di polizia e militare. Ecco, io non so se c'è qualcos'altro che devo dire. Mar Marina, hai la mano alzata? Sì. Eh, sì, sì. calcoliamo che abbiamo soltanto più 19 minuti eh? no no ma infatti volevo solo dire che sì mi hai risposto perché eh, soprattutto il discorso che hai fatto sul cono d'ombra e sull'informazione sulla consapevolezza penso che oggi veramente dovremmo attivarle molto di più per esempio io più che l'Africa ma la Siria a volte ho la sensazione, ma non ci capisco niente, non ci, chi ci capisce qualcosa? No? Però dobbiamo fare questo sforzo, perché sennò il problema si eternizza, e invece do, dobbiamo, così come su, su queste dittature diaboliche, no? che, eh, sudamericane, qualcuno, cioè era più facile guardare da un'altra parte, ma, ma invece si è riusciti perché. Le madri e altri non hanno smesso di guardare da un'altra parte e stare zitti, questo, quindi questa è la risposta di questi ringrazio. Io credo, se posso riprendere questo discorso, che, ehm, che gli stati non vogliono, ehm, come dire, adottare una politica eh, di difesa dei diritti umani. Però c'è un fattore. Che è l'opinione pubblica è lì che bisogna lavorare è l'opinione pubblica l'unica forza determinante ma è, 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 su questa opinione pubblica agisce in maniera culturalmente egemone la stampa i media chiamiamoli come vogliamo ed è molto difficile guardate io faccio parte di un piccolissimo gruppo oh, che si chiama Mani Rosse, che ogni giovedì, eh, come le madri di Plaza de Maio, sfila davanti al Viminale con le mani rosse, eh, mostrandole eh, come a dire eh, eh, siete re i responsabili delle stragi che avvengono. Ecco, noi siamo pochissimi. E abbiamo avuto dei contatti con la stampa, ma ci dicono voi non siete notiziabili, <ride> cioè noi vogliamo in qualche modo bucare questa indifferenza, ma ci troviamo con un muro di gomma proprio fisicamente, che non, non, ci non si vuole fare in modo che si sappia. Quindi il lavoro da fare, secondo me, è un lavoro di sensibilizzazione eh, dell'opinione pubblica, di conscientizzazione, non so, di farlo diventare cosciente quello che sta accadendo, consapevolezza. Come io lo vedo molto simile al problema ambientale, molto simile. Cioè noi dobbiamo renderci conto che mentre noi viviamo la nostra più o meno tranquilla esistenza con i problemi, per carità, ma insomma eh, comoda, intorno a noi sta succedendo, hanno luogo delle stragi che succedono perché noi non diciamo basta. E noi non diciamo basta perché non lo sappiamo, perché non le vediamo. Credo che questo sia fondamentale. Basta. <ride> Bene. E chi è che vuole intervenire? Rosa, Rosa, benissimo. Rosa, Grazie. apri. Sì. Grazie. Eh... Io aggiungo solo qualcosa, non, non alimento eh, l'altra la fatica per il nostro relatore, però sento il bisogno di sottolineare che la ricchezza della sua esperienza ci ha portato magari a divagare, ad allargare un po' il campo, ma in effetti tutto ciò che lei ha detto ha centrato quello che era il nostro interesse. Noi abbiamo titolato, diciamo, questo ciclo di quattro incontri, testimoni del nostro tempo. E la testimonianza e le parole sue eh, ambasciatore, io continuo a chiamarla così perché continua ad essere ambasciatore per questi diritti umani benedetti che vengono continuamente cambiati, calpestati. La ringrazio. Volevo solo aggiungere una cosa che è una mia perplessità eh, di quanto sia importante il suo lavoro per i diritti umani perché ehm, siamo in un'epoca in cui viene distorto tutto. Eh, mentre lei parlava eh, di quel piccolo punto in cui eh, diceva del... Eh, dei popoli che devono essere protetti, che non devono sparire, cioè, io ho pensato proprio con inquietudine a quanto le stesse parole vengono utilizzate dai cosiddetti populisti dell'oggi, cioè, quindi, questa paura eh, parlano di, eh, di valore dei popoli, del valore della lingua, del valore. Come giusto che sia, però come l'ha inquadrato lei, va proprio nella direzione dei diritti umani e dell'umanità di queste relazioni, mentre invece ci troviamo con una cronaca e con una veemenza e una pervicacia politica che continua a rubarci le parole ruba le parole al mondo degli umani, dei diritti umani, per utilizzarle invece per cose diverse. Quindi io non sono conosciuta per una che fa polemiche, non le accende, tendo sempre a mediare e ad ascoltare. Però questa cosa mi inquieta e quindi volevo ringraziarla anche per questo. Bene, grazie, grazie. grazie. Sì, non ci resta che ringraziarti molto veramente per quello che hai detto e per questa ultima testimonianza sull'Argentina, che era veramente emozionante e, e toccante. Però eh, non disperiamo, perché eh, prima di tutto una, una piccola osservazione che sembra un po' banale rispetto alla grandiosità di cose che abbiamo toccato. Ma una uh, organizzazione Sinopsi dopo le elezioni è andata a chiedere eh, per reddito, per gruppi etari, eh, le preferenze di voto. E eh, dai 18 ai 25 anni il primo partito di gran lunga era il Movimento 5 Stelle. Il secondo partito di gran lunga era la sinistra italiana. Il terzo partito era Unione Popolare che non è riuscito neanche oh. a mandare un, un, un seggio. Il terzo partito. Poi venivano gli altri e infine la nostra Cara Meloni aveva il 10% di quella popolazione. Ma penso. Vale per quel che vale, ma è un'inchiesta fatta a caldo nei giorni seguenti alle elezioni. La ma seconda penso. cosa che volevo dire è che sabato scorso altro che 100.000 io avevo la fortuna di essere presente a Roma eh, quella manifestazione <ride> per la pace per il negoziato subito per no alle anni ha visto non solo più di 100.000 ma direi che la piazza essendo San Giovanni in Laterano, eh, ne contiene 250.000 e lì abbiamo marciato fino alle 4.30 del pomeriggio quelli che erano al fondo in coda che sì. combinazione erano eh, le, le rappresentanze dell'ambito ecco il popolo del pacifismo eh, yes. è vivo non risolverà certo la dimensione che stiamo toccando in quanto pacifista eh. ma è un segno importante eh, è sì, esattamente il sì. contrario a chi vuole eh, seminare eh, sì. individualismo, apatia, indifferenza. indifferenza. È proprio il contrario, era una vibrante piazza democratica e attiva sì, che sosteneva sì. veramente le cause buone, incluso quello delle donne iraniane. Le ragazze iraniane erano un pezzo del corteo straordinario e avevano una, eh, diciamo, popolarità straordinaria. Mi picco di mettere questa punta di ottimismo sì, certo. in questo discorso. Bene, chi è che vuole ancora dire le ultime parole? Abbiamo nove minuti. Eh, Io non... volevo solo ringraziare sì. a nome di Ecostituto. Bene. Perché, eh, sfortunatamente, oggi era un po' ballerina, tant'è vero che ho sentito una parola sì e una parola no però è interessante, ho visto che diciamo, in certi momenti, tutto sommato, eh, eh, l'ambasciatore era quello che si leggeva, per cui sì, diciamo che il, il grosso l'ho eh, percepito. Grazie mille di tutti, del Costituto. Bene, <ride> Maria Teresa, vuoi dire qualche parola conclusiva? Oltre che naturalmente ringraziare... Enrico Calamai, perché dobbiamo rinvitarlo eh? Dobbiamo per il prossimo anno, eh? A fare la seconda Enrico puntata. Volevo ringraziare Enrico Calamai proprio per gli spunti di riflessione che ci ha dato, perché questa dei migranti che scompaiono nel nulla è in effetti una dimensione a cui devo dire non avevo pensato come analogia dei, dei desaparecidos, no? ma proprio come costruzione di una tecnica. E ti ringrazio molto, è uno spunto di riflessione enorme di molto interessante il racconto dei, dei tuoi anni giovanili come li hai definiti tu. <ride> grazie, grazie. Io vorrei, vorrei, per finire la mia parte, dire che sono io che ringrazio, perché ho trovato cordialità, calore, eh, accoglienza, e eh, questo è molto bello. E poi credo che eh, sia un gran privilegio che mi venga concesso di parlare di tutte queste tematiche che, che penso siano importanti e che mi stanno molto a cuore quindi grazie a voi eh? no, io volevo aggiungere solo una cosa come forse saprete queste conferenze sono registrate e nei prossimi giorni andranno sui nostri canali social sul, sul canale youtube dello zenzero e credo sulla pagina Facebook di EcoIstituto. Quindi sul discorso diffondere la conoscenza di queste cose è fondamentale, voglio dire, come in tutto il resto, no? dalla crisi ambientale alla transizione ecologica. L'importante è parlarne e farne parlare e la registrazione può dare un piccolo contributo, perlomeno si sa che a quell'indirizzo si, si può ritrovare, insomma. Grazie, Ancora grazie. Sì. Per il momento un abbraccio forte 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 virtuale e confidiamo di poterla avere ospite in presenza per fare questo abbraccio a Reggio Emilia con i nostri ragazzi. Benissimo, grazie. con molto piacere. Pinuccia me l'aveva parlato. Infatti, infatti, non stavo nella pelle per la gioia quando me l'ha comunicato e quindi anche la professoressa Schiatti, che è la nostra interfaccia dentro il liceo Canossa di Reggio Emilia, eh, abbiamo apprezzato moltissimo e stiamo aspettando con ansia la costruzione di questo incontro. Grazie, grazie ancora, grazie. ambasciatore. E grazie davvero per... Per, per, queste, per questa bella serata um, e, e penso che ci sarà, sarà motivo anche per noi di riflettere ulteriormente per po portare avanti ancora queste riflessioni eh, collegandole, come abbiamo detto, appunto testimoni del nostro tempo oltre le sfide ambientali perché noi abbiamo a cuore l'ambiente ma sappiamo che purtroppo appunto la dimensione più complessiva è, è, compl insomma, è difficile da affrontare però dobbiamo farlo ecco con speranza ecco, le, le tue parole sono veramente confortanti e di speranza nonostante la complessità di fronte alla quale ci hai messo insomma grazie Cinzia una parola perché siamo sì, a... no volevo sapere eh, avevo usato un termine migranticidio eh, perché non mi ricordavo era un termine che mi piaceva che nuovo che non avevo mai sentito Beh, eh, no, eh, eh, penso che è a me che me lo chiedi. Sì. Eh, eh, sì, eh, eh, vedi, il problema, uno dei problemi di, eh, per esempio, di adire eh, la Corte Penale Internazionale è che siamo di fronte a un fatto, a un fenomeno nuovo, fenomeno nuovo che fino adesso eh, non è stato... Oh, ehm, come dire tradotto in termini giuridici okay. eh, ehm, per esempio si sta tentando di eh, eh, come dire uno dei problemi che, che, di cui si discute è come presentare alla corte penale internazionale il fatto che l'italia finanzia la guardia costiera libica che blocca eh, quelli che cercano di scappare quindi c'è una complicità italiana. Ah. Però il problema è più grande. Il problema è generale: il problema è che l'Europa, quindi anche l'Italia, ma l'Europa e la NATO hanno costruito un sistema di eliminazione fisica di tutti i migranti. Eh? E allora. Eh, come lo chiami questo? Perché il genocidio si, si applica agli ebrei, si applica agli armeni, si applica agli erero, no? In Namibia, si può forse applicare al Congo, al Congo di Leopoldo, re del Belgio, ma eh, eh, com, che, come fai? C è, c è, non c'è quella, eh, come dire, quel quell'isomorfismo di una popolazione, no? perché vengono ciascuno da una parte diversa. Allora io credo, ma è un'idea, si può parlare di migranticidio, ma è una cosa nuova, dovrebbe essere una formula che trova spazio a livello in, di Nazioni Unite, di... di di, di, di corte, di, sì, europea di giustizia, capito? È una, una nuova categoria giuridica che fino adesso non, non esiste, perché il problema non esisteva. Grazie. Va bene. Allora chiudiamo. Io vi ringrazio, sono molto molto grato e molto contento. Bene. Anche noi. Grazie ovviamente, grazie, ovviamente grazie anche a Maria okay. Teresa che ha permesso, a Rosa e a Bruno che hanno gestito il tutto e anche a parte quelli che hanno partecipato, anche a Pinuccia che ha reso possibile eh, sì. questo incontro. Certo. Andrò certo. certo. così diciamo di libertà. Bene. Eh, Bruno possiamo ricordare solamente il prossimo incontro che è il 29 novembre? No, il 15, il 15, martedì prossimo. Quindi, no, mi ero sbagliata, ho una bozza vecchia. Martedì prossimo. 15, 15 di novembre e avremo l'incontro del ciclo, diciamo, di questo. L'agricoltura contadina. Con Vandana Shiva, con Vandana Shiva, sì, dal rosso Pucci. Sì, lei sarà a il foglio che avevo in mano. Cioè, con contadina. Scusa. Benissimo, il tema è la presentazione dell'ultimo numero dell'Ecologist, dedicato alla nuova agricoltura contadina. Grazie, buonasera a tutti, e grazie ancora al nostro. Buonasera, reale, grazie. e nostro grazie. Mille. Che buonasera. Ha grazie, Grazie, Grazie,